prossimo personaggio, anche perché c'è tanta roba da dire. Primo, perché il suo nome è lunghissimo, è il suo personaggio ha un nome lunghissimo, l'appartenenza è pure in giapponese, quindi ce la posso fare. Ok. Allora, iniziamo subito col presentare la prossima cosplayer in gara. Lei si chiama Maria Carmelina Signorino e porta il personaggio Louise de Valier, direttamente dall'anime, credo, non vorrei sbagliare, Zero no Tsukaino. Prego! Zero Louise. Allora, la prossima ragazza. No. Prossimo ragazzo o ragazza? Hai visto? Hai visto? Che sono stata più brava. Francesco Vella con Sir Jeremy Mallister, Cavaliere di Colleferro. Continua. È un original di un GDR Live. Bravo! Bravissimo! Bravissimo! Sono molto soddisfatto. Salutiamo a... lui o lei è una ragazza? Chi? Ciao! Salutiamo a Jake. Jake! Prima. Sì, ce l'abbiamo fatta. Passiamo al prossimo concorrente in gara. È una concorrente, nonostante questo lei interpreta un ruolo maschile. Vediamo se lo indovinate, io vi do dei piccoli indizi. Ha i capelli neri, non è un anime, non ha a che fare col Giappone, è diciamo un film abbastanza, chiamiamolo vintage, anche se secondo me è sempre attuale. Ah, come? Tu stai barando perché lo sapevi, sei pure suo amico, dimmelo, no, è Gianni dimmelo. lo vedi? Guarda, vieni qua, no, tu prendi, vieni qua, vieni, abbi il coraggio di venire, devi presentare, chiedere scusa al pubblico che stavo, vieni. Non uccidere! Senza morire, uccidere qualcuno! Adesso ti giri? No, aspetta, sali, fai un balzo e sali, bravo! Perché devo spingere la gente a queste cose? Scusatela! Chiedo scusa! Ti ho detto, non molestare il pubblico, dai, lasciali stare! Detto ciò, iniziamo a presentarvi il concorrente che si chiama... Alessandra Tremone, interpreta Edward Mani di Forbice dall'omonimo film Edward Mani di Forbice. Prego! Il prossimo personaggio è di un videogioco, già abbiamo avuto uno dei ragazzi che ha fatto un personaggio dello stesso videogioco, Devil May Cry, questa volta è il primo, il personaggio è Dante, interpretato da Angelo Tabbi. Original GDR Live. Prego.
grazie per lasciarmi sempre quelli più semplici. Sì. Ettore Aglia Loro, che anche qui il cognome ringrazio, con Vincent Van Gogh, autoritratto con cappello di feltro. Lasci sempre il testo. Che può sembrare all'apparenza semplice. Biancaneve, che sarà interpretata dalla nostra Maria Luisa Amato, interpreta Biancaneve dall'omonimo cartone della Disney Biancaneve. Musica, doso! Presentare qualcuno, aspetta, no. Questo facciamo un festino tutti insieme. Andiamo col prossimo personaggio. Il prossimo personaggio è, ecco perché lo devo presentare, ho capito. Lowell, allora, questo è il nome di battesimo, non è il personaggio. Lowell was va bene. Aspettate, no, lo devo dire giusto. Allora, mi suggeriscono Lowell Watchkowo. Dopo te lo faccio dire a te. Con Ken Kaneki da Tokyo Ghoul. Cioè, è proprio una schifezza. Cioè, vuoi fare una fotografia sempre tu là sotto? Vai! Grazie. C'è proprio una consistenza vergognosa. Gliela passo subito. Si è alzato Alessandro Potenza. Io mi dissocio completamente da quello che sta per accadere. No. Tu cosa vuoi? Neanche voglio guardare. È una mano di un... di una persona molto morta male. Deve fare la mano morta. Giusto? Perché te ne vai? Allora, la mano morta da qualche parte la deve fare la mano morta, no? Può toccare? Secondo te può toccare? Marco Randazzo! Marco Randazzo, occhio di falco da The Avengers! E Domenico accetta nei panni di Logan mani di forbice da X-Men! Questi personaggi. Il concorrente si chiama Federico Fumbo, adesso ce l'ho io i problemi però, il personaggio che interpreta si chiama Sir Daniel Fortesque da Medievi, prego!
Alessia Piraneo. Piraneo, ok, già ho sbagliato la mia cosa. Nei panni di Koala di One Piece. Interpreta il personaggio Obito, è giusto, dal Naruto Shippuden. Spoiler, è Tobi pure, eh? Carlo Collura, Gabriele Marchetta, Mirko Tortorici, nei panni di... Interpretano Joker, scagnozzo di Joker e Two-Face. Prego.